guarda, vedi? Qua è dove stiamo andando dietro. Brava. Ancora, manovra. Guarda sempre qui, eh? Guarda qui se c'è qualche gatto dietro. Ora mettiamo la prima. Perfetto, dai, guida tu ora, stai guidando tu. Gira verso di là. Tutti e due le mani, tu fai così, guarda. Forza, dai. Bravo, stiamo andando. E gira un po' di là. Brava. Suona. Bravissima, guarda che sei brava. Ancora un po'. Andiamo marcia, andiamo più veloce. 1, 2, 3. Oh. Presto, gira, tira. Sei pronta alla curva? Sì. Dai, gira. Ah, ma hai fatto tutto da sola. Bravissima, ciao. Wow. Gira, gira. Attrezza, attrezza la terza. Bravissima. Stiamo facendo delle passeggiate nel... Attrezza, attrezza, sei tu andando. Andato ci sono le cose. Papà, possiamo fare, possiamo andare in un posto? No, dimmi. Papà, possiamo fermarlo un attimo? Ok, fai la curva e la fermiamo, dai. Questa è la strada romantica. Il navigatore ha deciso che oggi dovevamo venire di qua nonostante avessimo un po' fretta, quindi l'introduzione alla giornata la faremo dopo. Per adesso vediamo cosa ci riserva questa strada. Siamo partiti da Rothenburg ob der Tauber, che forse è un fiume, Tauber. Stiamo andando ad Amburgo, avevamo preso la strada romantica al contrario, quindi era la strada romantica, ma sto tornando in Italia. Dopo aver prenotato il biglietto della nave, adesso abbiamo preso la strada romantica verso Creglingen, direzione finale Würzburg, dove molleremo la strada romantica e continueremo il nostro viaggio. Nel frattempo abbiamo pure cambiato idea. C'ho due navi per andare dalla Danimarca alla Norvegia. Una era totalmente piena per domani, quella è partita alle 18, quindi abbiamo deciso di prendere la Color Line veloce che parte alle 20:45. Forse non la prende nessuno perché arriva a mezzanotte. Quindi in realtà noi arriviamo a mezzanotte, lì ci dovrebbe essere un'area di sosta vicino allo sbarco. Appena arriviamo, 128 € e passa la paura. Abbiamo più tempo, tutta la giornata di oggi abbiamo deciso quindi di fare la Romantikstrasse. Domani vediamo se riusciamo a portare le bimbe a Legoland. E magari andiamo anche a Legoland domani, vicino a Beilut. Vi faccio vedere un po' di strada romantica. Dovete sapere che vendono il latte col distributore, quindi qui c'è il distributore di bottiglie, bottiglie per latte normale, bottiglie per latte a cacao, inserisci tac, qui c'è 1 litro di latte, 1,20 €, adesso stiamo provando. Allora, adesso faccio il filmato, vi faccio vedere come prendo una bottiglietta di latte con la polvere di cacao e poi lo riempiamo, ok? Ed ecco qua la mia bottiglietta. A questo punto 50 centesimi, inserisco, mi dà il credito, apro questo sportellino, lo metto qui, premo il pulsante milk viene fuori il latte. Mi fermo io, mi dà il credito residuo e la ricevuta, sì, esce la ricevuta ed escono i soldi. Il nostro latte al cioccolato. La Germania, ragazzi. Direzione Würzburg, dopo Rothenburg dove abbiamo preso il latte. Questa è Würzburg. Alla nostra sinistra c'è un fiume, non so quale sia. Guarda questo ponte che bello, questo ponte, ma qua ce la dobbiamo fare una passeggiatina. Questa è una macchina anfibia con le eliche sotto. Siamo a Würzburg, fine della Romantikstrasse, della strada romantica. Se vedete la videocamera che traballa è perché ho la schiena incriccata. Abbiamo parcheggiato all'area di sosta che c'è qui in fondo al centro congressi, vedete dei camper parcheggiati in riva al Meno, che è questo, e adesso stiamo andando verso la fortezza, dopodiché partiamo e ci dirigiamo verso Amburgo dove dovremmo trovare un posto dove dormire e domani traghettare. E guarda, dai. Non riesco a salire. Ragazzi, la Germania è uno spettacolo, questo è un paese qualunque, Würzburg, dove ci sono chiese da sballo, palazzi incredibili. In questi banchetti stanno facendo salmone affumicato su legno e roba varia, insomma. Ma dico, una città presa a caso che ci siamo fermati lì tanto per, il non sapevamo dove andare. Consigliata Würzburg, città non sconosciuta, in riva al Meno, bellissima, curata, c'è un'area di sosta dove si paga il prezzo reale, non l'ho capito, noi abbiamo pagato 4 euro per stare 4 ore, quindi 1 euro l'ora probabilmente, qualcuno consiglia di sgamare, non ho capito come, nel senso che se prendi il biglietto delle auto piuttosto che quello dei camper paghi cifre diverse. E sei molto vicino al centro, attraversi un ponte bello che non ha nulla da invidiare al Ponte Carlo di Praga, veramente bello, pieno di statue, di fiori, il Meno che passa con delle cascatine sotto organizzate, delle chiuse per le barche. Oggi avevamo trovato tutto chiuso e non capivamo perché, ma cioè al supermercato volevo comprare un po' di lattuga, niente, cosa zero. Cosa è successo? O c'è un Oktoberfest estiva, alla fine invece il giorno di Pentecoste qui è tutto chiuso.